Stiamo vivendo in quello che sembra essere il momento in cui i phablet o i cosiddetti padelloni sembrano farla da padrone. Sempre più produttori si spostano verso il limite dei 6 pollici, limite che personalmente ritengo il massimo per una buona usabilità quotidiana. Tuttavia, l'utenza continua a richiederne e i produttori continuano a sfornarne tranquillamente. Oggi andiamo a scoprire quello che è il phablet di casa Huawei, cioè Huawei Mate 8, un prodotto davvero molto grande, un prodotto completamente realizzato in alluminio, ma che comunque si riesce a far apprezzare per design, caratteristiche hardware e per prestazioni. Andiamo a scoprirlo. Trattandosi di un prodotto premium, anche la confezione è di buon livello. Completamente realizzata con carta riciclata e con inchiostro di soia per andare a garantire un'ottima riciclabilità e sostenibilità. Troviamo poi caricabatterie da 2A, 5 e 9 volt per la ricarica rapida. Troviamo il cavo dati USB, micro USB e delle cuffiette in stile Apple. Infine, manualistica e una cover in materiale plastico che secondo me va leggermente a peggiorare il design di questo prodotto. Design davvero molto bello e ricercato. Si sente subito che si tratta di un prodotto di alto livello, completamente in alluminio, tranne la parte bassa e la parte alta che sono in materiale plastico. Questo per garantire un'ottima ricezione sia alle due SIM, ma anche alla rete wireless e ovviamente al GPS. GPS che si rivela essere davvero fulmineo. Parliamo un attimo di dimensioni: 157.1 x 80.6 x 7.9 mm di spessore. Non è certamente un prodotto di piccole dimensioni, ma ovviamente stiamo parlando di un pannello da ben 6 pollici. Per quanto riguarda poi il peso, abbiamo 185 grammi. Per le mie solite abitudini sono davvero tanti, li si sente tutti quando lo si tiene in mano o lo si porta in giro. L'ho comunque fatto provare a degli amici e non hanno trovato particolari difficoltà. Sul lato destro, bilanciere del volume, tasto accensione e sblocco del device, posti in posizione davvero ottimale che si riesce a premere in qualsiasi circostanza. Posteriormente, sensore biometrico per le impronte digitali funziona davvero bene, anche se ogni tanto, magari quando abbiamo le dita un po' umide o sudate, tende a non riconoscere al primo colpo la nostra impronta digitale. Doppio flash LED dual tone per garantire un'illuminazione perfetta, cambio posteriore da 16 megapixel con apertura 2.0. Sul lato sinistro troviamo invece lo slot a filo senza il minimo spazio che va a nascondere due SIM card. Oppure è possibile andare a rimuovere una delle due SIM, quindi perdere la funzione Dual SIM, che ricordiamolo per questo modello è Dual SIM Dual Active, quindi entrambe le SIM attive sempre allo stesso momento. Ma dicevamo, possiamo togliere, eliminare questa funzionalità e andare ad espandere la memoria con una micro SD fino a 128 GB. Inferiormente trovano posto due griglie, una delle quali nasconde lo speaker di sistema che ha un audio potente e decisamente buono anche se manca di bassi, l'altra va a nascondere invece il microfono, porta micro USB in mezzo, superiormente secondo microfono e jack per le cuffie. Sbloccando il nostro prodotto, avete visto, ho utilizzato il sensore di impronte digitali che lavora davvero molto bene. E vediamo subito il pannello. Pannello da 6 pollici con risoluzione Full HD IPS LCD.
è protetto interamente da un vetro Corning Gorilla Glass 4 che si rivela essere decisamente performante e decisamente resistente ai graffi. Questa cosa mi piace davvero molto perché va a ricoprire praticamente tutta la superficie, anche dove c'è il logo della ditta e la fotocamera anteriore da 8 megapixel, e questo dà una certa uniformità al prodotto intero. Fotocamera anteriore per ottimi selfie in praticamente tutte le circostanze, sensore luminosità e prossimità che lavorano bene, e abbiamo anche un LED di tipo RGB per le notifiche. A rendere migliore la presa del prodotto e l'utilizzo anche con una sola mano, abbiamo una certa rastremazione sui lati del prodotto che vanno quindi a garantire un comfort maggiore. Ricordiamo comunque che 6 pollici si sentono praticamente in ogni circostanza. Intanto che sto utilizzando il prodotto, vedete che si stanno creando copiose ditate sul frontale. Questo purtroppo è uno dei limiti di questo prodotto. Devo dire che non ci sono tantissimi limiti su questo device, che comunque si comporta praticamente sempre bene in ogni circostanza. Ma completiamo la scheda tecnica di questo Mate 8. Troviamo infatti un processore Huawei, quindi realizzato in casa, un iSilicon Kirin 950, è un octa-core, quad-core da 2.3 GHz per quando serve tanta potenza e un quad-core da 1.8 GHz per quanto invece bisogna fare le operazioni di tutti i giorni. 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria integrata, espandibile come abbiamo detto attraverso micro SD. Non manca poi il Bluetooth 4.2 Low Energy, abbiamo il GPS davvero molto performante e il Wi-Fi fino al tipo AC. Non manca poi l'LTE in grado di scaricare a 300 MB al secondo. Si comporta bene praticamente in ogni circostanza questo prodotto, sempre fluido e mai un impuntamento. Davvero molto personalizzato e un po' cinesone per quanto riguarda le icone, che comunque sono personalizzabili ulteriormente dagli utenti attraverso i temi. Temi che si possono scaricare anche al di fuori dello store Huawei e che possono andare quindi ad arricchire e personalizzare ulteriormente il nostro device. E fin troppe le impostazioni che troviamo all'interno del menu e di tutti i sottomenu che vanno a costituire questo prodotto. Una cosa che mi è davvero piaciuta è però la possibilità di andare a regolare la temperatura del colore. Possiamo renderlo più caldo, più freddo, più personalizzato come meglio crediamo. Io penso che l'impostazione predefinita sia invece quella migliore e che meglio renda le immagini e anche gli scatti visti sul nostro prodotto. Un'altra caratteristica interessante è quella della possibilità di andare a variare i DPI della nostra interfaccia, quindi andare a scalare completamente la nostra interfaccia. Non mancano poi tante altre impostazioni, come ad esempio la possibilità di proiettare il display senza fili su altre superfici e anche una gestione molto importante, molto interessante per quanto riguarda la batteria. Batteria che, non l'ho ancora detto, è da ben 4000 mAh, una batteria che vi permette di utilizzare il prodotto fino a fine sera con un utilizzo davvero molto intenso, mentre invece farete tranquillamente 2 giorni con un utilizzo medio. Cosa ha di bello questa gestione della batteria? Possiamo andare ad ottimizzare il nostro smartphone, andare quindi a chiudere in modo automatico
tutte quelle che sono le applicazioni troppo energivore, oppure possiamo andare a variare il piano predefinito per quanto riguarda l'utilizzo della batteria. Abbiamo un risparmio ultra che praticamente va ad azzerare quasi tutte le funzioni del nostro prodotto. Abbiamo l'intelligente, che è quello medio, secondo me il perfetto, e poi abbiamo quello delle prestazioni che aumentano sì leggermente, ma vi assicuro che già con il piano intermedio non avrete praticamente nessun tipo di problema o rallentamento. Ovviamente tutta archiviazione, abbiamo un file manager preintegrato, abbiamo musica e video, che sono due applicazioni personalizzate dal produttore, che io ritengo davvero molto molto ben strutturate, con un layout diverso da quello consueto e molto molto bello. Andiamo magari a provare a sentire un attimo come suona. Funziona la metà, ogni tanto parte un suono che fa pom 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 pom. Avete sentito? Audio potente, manca un po' di bassi, però sappiamo che su questi tipi di prodotti i bassi sono abbastanza limitati, quasi inesistenti. Lettore video, che anch'esso è personalizzato, funziona decisamente bene. Pannello molto molto interessante. Davvero, a me piace davvero molto questo pannello. Per meglio gestire un pannello di questo tipo, abbiamo la possibilità, offertaci da Huawei, di andare ad utilizzare delle gesture che ci permettono di ridurre completamente l'interfaccia, di utilizzare la nostra NOC per andare a catturare uno screenshot, oppure di utilizzare due NOC per andare a registrare dei video dell'intera schermata. Gestures interessanti, forse non essenziali, ma che ci sono, e perché non utilizzarle. Menu a tendina, che ci permette di avere in prima occhiata tutte le nostre notifiche, e facendo uno swipe abbiamo invece i toggle rapidi, che sono personalizzabili. Tornando per un momento alle impostazioni del prodotto, abbiamo la possibilità di andare a gestire lo sblocco con la nostra impronta digitale. Basterà configurare uno o più dita e questo verrà utilizzato tranquillamente per sbloccare in modo intelligente e rapido il nostro prodotto. Basterà toccare semplicemente il sensore senza premere null'altro e questo verrà riconosciuto. Abbiamo poi la possibilità di entrare a variare i tasti e il layout dei nostri tasti a schermo e renderli personalizzabili e gestibili come meglio crediamo e come meglio ci fa comodo. Un prodotto che vede poi nella fotocamera un importante punto di forza, una fotocamera da 16 megapixel che ha una buona qualità, purtroppo è in 4/3, ma comunque è altamente personalizzabile e si può variare praticamente ogni settaggio. Vedete, abbiamo la possibilità di catturare foto, utilizzare l'immancabile filtro bellezza e anche il light painting, con il quale è possibile effettuare diversi giochi di luce sfruttando direttamente il prodotto. Non mancano poi i video e anche i timelapse. Davvero tantissime le funzioni extra, non manca quindi l'HDR e la funzione All Focus, che è davvero interessante per realizzare delle immagini un po' particolari. Abbiamo poi la possibilità, per chi è un pochettino più fotografo tra di voi, che ci permette di andare a gestire in modo un pochino più professionale quelle che sono tutte le impostazioni della fotocamera del nostro prodotto. Gli scatti realizzati sono di buona qualità, le macro ovviamente sono praticamente sempre buone su prodotti di alto livello, gli scatti notturna non lasciano a desiderare, forse un pochettino di rumore di troppo, ma guardate,
la gestione dei colori è davvero molto molto buona e li rende praticamente realistici al massimo livello. Un prodotto che a me è davvero piaciuto, forse un pochettino grande per quelli che sono i miei gusti e l'utilizzo quotidiano che ne devo fare io. Probabilmente non acquisterei un prodotto di questo tipo, ma mi sento di consigliarlo senza nessun tipo di problema a quelle persone che necessitano di un prodotto grande o anche a chi ama fare del gaming la propria ragione di vita. Questo perché schermo grande, possibilità di giocare ad alto livello, batteria praticamente infinita, tutte le connessioni di questo mondo sono qui presenti e un prodotto che ormai lo si trova sui 450-500 euro al massimo e che sicuramente vale la spesa. Direi che per questo video può essere tutto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Ciao a tutti!